sezione di Yerushalayim, meglio conosciuta come Gerusalemme. E come si può vedere, il tempo non è sicuramente clemente, neanche Giovanni. Ma speriamo che si rimetta, perché chiaramente sulla nostra sinistra è un po' nero. Vorrei evitare che noi passi fino l'altra volta come ieri sera. Questa è l'autostrada 1, non A1, A1, e dovremmo arrivare a Gerusalemme, ora prevista di atterraggio, non lo so, quindi diciamo che orientativamente dovremmo essere lì troppo di tempo, cioè più o meno, sembra che riusciamo a beccare le strade giuste, ma direi di sì, perché qua bisogna andare solamente da lì. Quindi potete vedere la mia sinistra, sempre nero, e la mia destra, anzi, come l'è bella e chiara. Vediamo la... Sì, perché il cartello, quella anche lui, testimonia il fatto della strada in vista. Volendo si potrebbe uscire qua lì. Il problema è che non sappiamo più come arrivare a Gerusalemme. Speriamo che chiarisca, così facciamo una bella giornata. A dopo, era secondo appunto di viaggio. Crederete, non ho fatto tempo a filmarlo, ma nell'altra corsia c'era una macchina fermata dalla polizia in contromano. Non so come mai, ma ho visto il poliziotto che aveva la pistola alla tibia della signorina. Veramente missione suicida. Eccoci arrivati. Lo si vede anche dalla scritta Beruchim o Baruchim Abaim, vuol dire benvenuti. Adesso questo la carriola davanti a me si sposta. Quello che si vede là in fondo, una specie di asta alta, è praticamente il nuovo ponte di Gerusalemme. Il nuovo ponte di Gerusalemme costruito non so quando in occasione di non so che cosa. Ora ci passeremo sotto se questo palante a me si muove. Potete vedere dalla fauna nera, nel senso di religiosi, stiamo praticamente entrando quelli della città che viene chiamata Ira Kodesh, ovvero città santa. Ecco voi il ponte costruito non so per che cosa in occasione di non so che cosa. Quello che vedete al mio fianco è l'autobus che ci ha superato prima. E che altro? Benvenuti a Gerusalemme. Purtroppo in una giornata particolarmente uggiosa, qua è meglio fermarsi se no ci sparano, e
quindi approfittiamo per farvi vedere la situazione. Messo all'primo incrocio dopo l'ingresso a Gerusalemme. Qui ci sono ancora le coperte. E basta. Andiamo avanti. No. Quella che vedete lì è la nuova stazione degli autobus. Ora qua ci approfittiamo verso non so dove, ma Gerusalemme non è particolarmente grande, comunque difficile. Qua si va verso la città vecchia, verso il centro, e quindi non possiamo sbagliare. Finalmente il semaforo dopo mezz'ora è diventato verde. Voi dovete sapere che i semafori in Israele durano secoli, ci passi praticamente la gioventù. Adesso siamo fermati a un altro. Eccola, là in fondo, quel palazzo che si vede là in fondo, cari amici, sopra il ponte, è la Corte Suprema. È la Corte Suprema di Israele. Certo, perché se fossi in Giordania sarebbe la Corte Suprema della Giordania. Qua il tempo è un po' pallido, c'è un po' di sole. Io sto parlando perché sto semaforo ci mette veramente troppo, quindi sto intrattenendo il mio pubblico. Cosa vi posso far vedere? Posso vedere queste casette qua? Posso far vedere che semaforo appena è disgraziato, ragazzi. Se può andare, scusate, quel tunnel porta praticamente alla zona, diciamo così, politica della città, ovvero nei vari ministeri, nei vari, alla Corte Suprema, alla Knesset, quindi al Parlamento. Questa strada, peccato per il tempo che non è il massimo, questa strada ci porta verso la città vecchia. A breve gireremo a sinistra, praticamente qua, giriamo qua a sinistra e andiamo su per quella direzione dove troveremo troveremo sempre Gerusalemme, sempre andiamo verso il centro. Eccoci arrivati nella città, qui per fare attenzione a non fare incidenti. Ci troviamo praticamente vicini alla casa di questa qua che vedete a destra, è la casa del primo ministro, e queste tende sono quelle dei genitori del soldato che è stato rapito circa 3 anni fa, praticamente credo che siano circa 1000 giorni. Dalla parte di là si va in centro, qui c'è il signore Motorin, ora è la giornata, come vedete non è delle più belle. Ad ogni modo qua ci spostiamo verso una zona a me più conosciuta, quindi che dire, che niente da dire.
Ecco, ok, purtroppo prima si è interrotta la communication perché è finita la scheda di memoria della macchina fotografica, quindi ne ho inserito un'altra. Sono arrivato a destinazione, più o meno, nel senso che vabbè, adesso sono qui e basta, quindi non mi resta che salutare il mio carissimo pubblico e arrivederci ai prossimi appunti di viaggio miei.